La sua macchina non è al solito posto. Lei non c'è. Nemmeno una chiamata. Ora scrivo al mio bambino. Sono uscita con delle amiche. Torno presto. Non dire nulla a papà. Ti voglio bene. Non dirò niente. Spero non si arrabbi però. Da ragazza non uscivo spesso. Mio padre non voleva. Diceva che ero poco presentabile. Poi ho cominciato a curare il mio aspetto. Sono diventata più carina, più affascinante, quasi decorativa. All'inizio lui era contento, poi è diventato geloso. Ora sono al bar con le mie amiche, avevo voglia di scambiare due chiacchiere. Non ha preso niente da mangiare, solo una tisana. Se le chiedi come va, ti risponde bene, ma io la trovo diversa, cambiata, apatica. Non è più lei. Dice ripetutamente che suo marito la ama, ma penso che lo ripeta più a se stessa. Uffa, squilla ancora. 4 messaggi e 7 chiamate. Sempre lui. Urla al telefono e devo fingere che non stia accadendo. Vuole che torni immediatamente a casa. Io non voglio, ma devo, come sempre. Ma è arrivata. Papà è esagerato. Le ha fatto molto male. Io vorrei aiutarla, ma ho paura che papà si arrabbi anche con me. Ogni tanto di notte mi chiama, piange. Dice che vuole andare via e vuole il mio aiuto. Poi si calma, perché lei è così. Prima piange e poi si acquieta. Non sa come affrontare le difficoltà della vita. Non riesce a sentirsi donna, troppo fragile, tanto che è difficile aiutarla. La piccola non è mai stata come le altre bambine. Scomposta, disarmonica e cretinetta. Ha deciso di sposarsi all'improvviso. Pensava di essere diventata grande. Ora si lamenta, dice che le cose non vanno bene, che lui la picchia, ma era inevitabile. Voglio andare via, ma non ho il coraggio. Non so dove andare, non so a chi rivolgermi. La mia vita non è come l'avevo immaginata. Ho paura anche per il mio bambino. Non voglio che soffra anche lui. Sono inadatta, sconveniente, inopportuna. Insomma, una incapace.